abbiamo indetto questo presidio sotto il Palazzo della Regione Lombardia, dove si tiene il Consiglio regionale, perché questa mattina Movimento 5 Stelle insieme ad altre forze di opposizione sta presentando una mozione di sfiducia al Presidente Fontana e noi vogliamo sostenere la presentazione di questa mozione di sfiducia, ma soprattutto vogliamo sostenere un percorso che dal basso sostenga il commissariamento della Regione Lombardia dal punto di vista però popolare, quindi deve essere un commissariamento che parte dalle organizzazioni operaie e popolari che in Lombardia e nella città di Milano in questo momento in particolare si stanno mobilitando e si sono mobilitate in questi mesi. Ricordiamo l'impegno delle brigate volontarie di emergenza e l'impegno di sindacati di base, di lavoratori anche non sindacalizzati che hanno denunciato all'interno delle strutture ospedaliere la mancanza di dispositivi di sicurezza. Ecco, siamo qui appunto per dire che non basta fare le mozioni di sfiducia all'interno dei palazzi istituzionali, ma bisogna, i consiglieri che hanno presentato questa mozione di sfiducia si devono mettere al servizio della mobilitazione popolare e devono sostenerla mettendo a disposizione anche i mezzi, le risorse, i soldi, i fondi per far avanzare anche appunto il commissariamento della sanità lombarda, senza delegare questo commissariamento al governo, perché comunque anche il governo ha le medesime responsabilità che ha la Regione Lombardia nella strage che c'è stata per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Ecco, quindi oggi siamo qui a dire che il commissariamento ci deve essere popolare. Siamo davanti al centro sociale Macao, alle mie spalle i ragazzi dei centri sociali che occupano abusivamente questi immobili di fatto di proprietà del comune di Milano. All'interno io ci sono stata, c'è spazio di droga, vendita di alcolici, lo utilizzano addirittura come albergo, non sono rispettati qualsiasi i criteri igienico-sanitari, ma nemmeno ovviamente viene messo uno scontrino, mentre i commercianti di tutta la zona sono costrette a regole e controlli che qui non ci sono. Inoltre questo immobile è oggi oggetto di un bando per il recupero degli immobili delle periferie. Ecco, pensate che tra i finalisti del bando, secondo l'indiscrezione di stampa, ci sarebbe un soggetto che avrebbe già preso contatti con questa gentaglia. Quello che noi chiediamo al sindaco è uno sgombero e quello che chiediamo anche è che chiarisca la sua posizione, dato che il sindaco Beppe Sala ha detto più volte che i centri sociali hanno in qualche modo un valore sociale e culturale. Beh, di quale cultura sta parlando il sindaco Sala? La cultura dello spaccio di droga? Il sindaco Sala sta parlando della cultura della vendita illegale di alcolici? Di quale cultura sta parlando il sindaco Sala? Ecco, quindi sarà mia cura chiederglielo ancora una volta a Palazzo Marino, ribadendo la necessità di sgomberare immediatamente questo centro sociale e gli altri centri sociali che vivono nell'illegalità più totale.